Del Pito Tara, un nome che ormai sta diventando una garanzia per le prestazioni sempre più determinanti all'interno del Real Terracina. Grazie, pure se è un'occasione dove siamo un po' rammaricati, però noi abbiamo dato tutto come sempre, cioè la squadra, il gruppo si è visto fino alla fine. Comunque è stata una partita veramente intensa, equilibrata fino alla fine, poi decisa dall'epilogo dei calci di rigore, ma comunque si è intravisto che proprio sono state le due squadre che hanno meritato il salto di categoria. Questo penso di sì, perché tutte e due le squadre hanno fatto un campionato fantastico, cioè parlo per la squadra mia, proprio noi abbiamo messo tutto. Oggi purtroppo ci mancavano delle persone e noi abbiamo dato l'anima. Il mister anche non c'era, quindi è stata dura, però è stato bello combattere contro di loro. Una partita appunto al Cardiopalma decisa dai calci di rigore, che aspettative ti aspetti per la partita di ritorno? Quello che avete visto qua andremo a farlo lì, noi battaglieremo pallone su pallone. Mister Chicco Serpieri è una persona che ci ha messo pure l'anima e questa squadra ha incarnato perfettamente il tuo spirito vincendo i rigori al termine di una bellissima battaglia. Sì, indubbiamente loro sono una buonissima squadra, lo sapevamo comunque quando a fine stagione arrivi e due squadre si affrontano che hanno vinto tutte e due il campionato, la partita può essere soltanto che bella, bellissima, e in pratica abbiamo vinto su un episodio, i calci di rigore. La partita penso che è stata, la gente che è venuta si è divertita perché ha visto due buone squadre che fanno un calcio a 5 che in Serie D dico, penso che è difficile vederle. Una partita effettivamente equilibratissima nonostante delle defezioni da entrambe le parti, sì. Ma veramente si è vista una partita di un'altra categoria. Sì, io ho sempre detto che la squadra mia è una squadra che comunque sia sta categoria io a stretta. Uguale il Terracina perché ha degli elementi veramente bravi, poi conosco l'allenatore Napoli che è un allenatore che lavora molto, molto bene con le proprie squadre, conosco Lorenzo Patriarca, siamo stati compagni a Ceccano, agli anni d'oro di Ceccano, quindi no, sono contento perché veramente è stata una bella serata, al di là del risultato. Aspettative per la gara di ritorno? Vincere, è ovvio, io vinco sempre, cerco di vincere sempre, poi delle volte mi dice bene e delle volte mi dice male, però noi vogliamo sempre, noi giochiamo soltanto per vincere. Raffaele Carotenuto, ennesima battaglia, ennesima sfida, vinta ai rigori, ma una bellissima partita, ha divertito il pubblico presente. Sì, guarda, è stata veramente una bellissima partita, come hai appena detto. Sapevamo che era già insomma di fare una partita di categoria superiore, giustamente anche loro sono i campioni dell'altro girone, noi campioni lo stesso, infatti il risultato si è visto, insomma, una partita equilibrata. Nonostante parecchie defezioni da entrambe le parti, comunque si è dimostrato che non ci sono solo tra virgolette i titolari, ma tutte le persone impiegate hanno il massimo delle qualità. Ma sì, sì, tutti quanti il massimo, praticamente per avere una rosa più organizzata, per affrontare pure la categoria già dell'anno prossimo, serviamo tutti quanti, in lista ce ne vanno 12 e ce ne abbiamo 12 buoni, insomma è meglio per noi. Tu sei arrivato a dicembre, mi sembra che ti poter dire che la tua scelta è stata giusta. Sì, lo posso dire pure io, diciamo che anche questa è stata una scelta giusta. Giustissimo, sto bene con la società, con la squadra, con i ragazzi, con l'ambiente e stiamo bene entrambi, insomma.